David, buongiorno. Buongiorno. Senti, oggi sono a Rosso Veneziano, parliamo di pausa pranzo. È una di quelle cose che assillano le persone che lavorano o che cercano di lavorare, visto il periodo, ma non entriamo in questo argomento di politica. Beh, ma se si vogliono svagare, anche se non lavorano, in qualche maniera vengano qua e stanno bene, guardano la vetrina. Ecco perché una provocazione, ormai siamo diventati schiavi di questa corsa frenetica, di risparmiare e comunque siamo spesso costretti a mangiare fuori casa. Sì. C'è un boom del non del chilometro zero, del chilometro sotto zero, perché ormai è pieno di congelato. Certo, bisogna stare attenti alla qualità del prodotto, come lo si cucina, non bisogna mai scendere a un compromesso troppo basso, bisogna sempre tenere uno standard qualitativo buono. Certo, non ti posso offrire dal pata negra al prosciutto toscano. Il prosciutto toscano è buono, ha un buon prezzo, non è il pata negra, perché non sarà il pata negra, ma è sempre un buon prodotto. Quindi non è detto, ho fatto una similitudine con il prosciutto, poi magari tanto altre cose. Però bisogna stare attenti a questo, ecco, non prendere sicuramente un prosciutto del lieto prosciutto, non è prosciutto. Bisogna stare attenti a queste cose. La qualità è sempre importante, ecco. Noi ne teniamo sempre di conto, abbiamo i nostri fornitori che anche loro ci consigliano sempre al meglio quello che noi possiamo e dobbiamo offrire ai nostri clienti. Si cerca un'offerta giusta con i quantitativi e cerchiamo di offrire sempre il prodotto migliore, ripeto, al prezzo più basso, relativamente più basso per quanto possa concedere quel prodotto. Ecco, parlando di prezzi, perché sì, poi ormai bisogna vedere anche il carrello della spesa, ma si riesce a venire a mangiare un prodotto, direi, fresco come c'hai, e magari, non lo so, spendere meno di 10 euro per un primo un caffè e un po' d'acqua, e 15 euro se uno s'avventura prende anche un secondo o un contorno? Quello senza dubbio, perché i nostri prezzi sono esposti, è quello che uno è scritto nel menù del giorno, un primo 5 euro, se mangi solo il primo e ti metti a sedere spendi solo 5 euro, se poi vuoi una bottiglietta d'acqua ti paghi la tua bottiglietta d'acqua. I prezzi, ripeto, sono esposti, non facciamo pagare coperto, quindi volendo una persona un buon piatto di pasta con del prodotto fresco, anche del salmone, zucchine come facciamo in generale, gamberetti, a un buon ragù, una buona lasagna e tutto il resto, 5 euro, con una bottiglia d'acqua si va a 6 euro, un caffè 7 euro, quindi insomma hai fatto il tuo pasto. Poi dipende quanto mangia, a me non basta, non basterebbe un primo, però ecco, i nostri prezzi con 10 euro diciamo che un primo e un secondo se vuoi lo mangi. Senti, quanti piatti metti in menù ogni giorno? Ma io spazio da 4, 5 primi a 5, 6, 7 secondi piatti, 4 contorni, 3, 4 tipi di dolce, frutta, insalata, insalatone, vino a scelta, se uno volesse concedersi anche una pausa pranzo con un buon bicchiere di vino, con un collega, con una collega, con il marito, la fidanzata, non è detto che sia riduttivo solo alla persona che pranza e vede il pranzo come una necessità obbligatoria. Questo è anche un posto di svago, secondo me. Senti, ho visto anche delle proposte interessanti, farlo con il baccalà ad esempio. Noi cerchiamo, ecco, la tradizione è quella, cerchiamo di trovare delle ricette sempre buone, alternative, con dei prodotti semplici, uniti insieme, di gusto e moda. Ecco. E poi, a parte la pausa pranzo, fai anche takeaway e fai anche la sera? Ecco, la nostra forza, diciamo che oltre al pranzo abbiamo anche una vetrina allestita con tutte le varietà esposte, visibili, da asporto, ecco.
tutto ciò che avete qua è tutto anche per takeaway. Abbiamo delle vaschette ermetiche da poter mettere in microonde, quando si torna a casa un minuto scalda e mangia. Pochettina di plastica se vuole la diamo. E la sera invece? La sera abbiamo meno la carta, quindi rivoluzioniamo tutto, Rosso Veneziano non diventa più gastronomia takeaway, ma diventa un piccolo ristorantino, un piccolo bistrò. Un bistrò. Un bistrò, sì, un bistrò che con prodotti quotidianamente differenti, il pescato del giorno, dalla tartare di tonno alla tartare di ricciola, di branzino, di salmone, rombo, scampi, o sempre tutti i giorni, ecco, ricci di mare, che mi viene in mente l'ultima novità della settimana scorsa che abbiamo messo nel menù, alla carne. La carne, abbiamo la tartare di fassona piemontese di maggio, con oppure la Black Angus argentina, dalla trippa alla fiorentina. Eccoci, cioè, andiamo anche nel nostrale. Abbiamo la trippa alla fiorentina, osso, buco, abbiamo tutto. Dipende poi dal giorno, dipende da come si alzano i miei genitori, perché ho una grande forza, i miei genitori che mi cucinano. Quindi a loro piace il cinghiale, la trippa, il cacciucco, il baccalà e tutte queste cose. Senti, un bistrò deve avere anche una cantina, vero? Abbiamo una cantina, ecco, io i nostri vinellini, perché cerco di non superare un budget da poter da spendere per non, anche perché uno si mette a sedere, è facile spendere 100 euro una bottiglia di vino, o 40 o 50 una bottiglia di vino blasonata. Io cerco delle cantine, delle piccole cantine molto buone a dei prezzi un pochino più vantaggiosi. Dice, a me piace molto il vino, piace, vado a tante degustazioni, tante cose, insomma ci piace, cerchiamo sempre di scegliere il prodotto migliore anche in questo, buon rapporto qualità-prezzo. Perfetto, allora siamo arrivati in fondo a questa brevissima chiacchierata. Senti, prima di lasciarti io tornerei all'argomento principale, pausa pranzo. Allora io prenderei le scaloppine alla salvia, mezzo bicchiere di vino e un po' d'acqua naturale. Un piatto di patata arrosto. E le verdure grigliate. Le verdure grigliate, dai, va bene. Benissimo. Dai, veloce, grazie, Davide. Ciao, grazie. Grazie a voi.